Buongiorno e benvenuti a una nuova edizione del TG Web di DireGiovani.it. Si conclude la settimana della scienza con la notte dei ricercatori. Avvicinare e sensibilizzare l'opinione pubblica alla scienza e al mondo dei ricercatori. È questo il motore della decima edizione della Notte Europea dei Ricercatori, che si terrà domani, venerdì 25 settembre, in circa 300 città situate nelle 24 nazioni d'Europa e nei paesi limitrofi. La manifestazione coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituti di ricerca in eventi organizzati in un contesto informale e stimolante, che comprendono esperimenti e dimostrazioni scientifiche dal vivo, attività di apprendimento per bambini, mostre e visite guidate, conferenze e seminari divulgativi, spettacoli e concerti. Partner d'eccezione per l'edizione 2015 è l'ospedale pediatrico Bambin Gesù, che metterà a disposizione i propri medici per avere informazioni e svolgere diversi test diagnostici gratuiti, dal PIC test alla dermatoscopia, passando per l'elettrocardiogramma. A New York, istituti chiusi per la festa dell'Eid el-Kabir. Le scuole pubbliche di New York rimarranno chiuse oggi, per la prima volta, in occasione dell'Eid el-Kabir, una delle maggiori festività islamiche. Il sindaco democratico, Bill de Blasio, aveva annunciato la misura lo scorso marzo, per rispecchiare la forza e la diversità della nostra città. Gli 1,1 milione di studenti delle circa 1.800 scuole newyorkesi non andranno quindi a scuola dopo essere rimasti a casa anche mercoledì per la festa ebraica dello Yom Kippur. Dall'estate 2016 nelle scuole di New York sarà festivo anche il giorno dell'Eid el-Fitr, che segna la fine del digiuno del Ramadan. Le scuole della Grande Mela, che chiudono anche per molte festività ebraiche e cristiane, godranno di un altro giorno festivo, l'8 febbraio, in occasione del Capodanno lunare, osservato in Cina e in numerosi paesi asiatici. Eclisse totale di Superluna, il 28 settembre. La Luna attraverserà l'ombra della Terra nelle ore che precedono l'alba di lunedì 28 settembre. Sarà uno spettacolo naturale strabiliante con il disco della Luna piena che incomincerà ad essere sporcato dalla nostra ombra dai 3 ai 7 minuti e si troverà completamente immerso nell'oscurità dalle 4 in minuto alle 5 e 24 minuti. L'uscita dall'ombra invece arriverà alle 6 e 27, quando ormai il cielo incomincerà a schiarirsi. La luna eclissata sarà anche una superluna, termine ormai diventato popolare per indicare la luna piena prossima al perigeo. Proprio in occasione della superluna, DireGiovani.it, in collaborazione con l'agenzia di stampa Dire e Agenzia Spaziale Italiana, organizza il concorso fotografico Moonlight Fotografa l'evento. La partecipazione al concorso, aperto a tutti, è completamente gratuita. Per partecipare occorre scattare una foto nella notte tra il 27 e il 28 settembre che riveli la presenza della luna piena. Una giuria di esperti individuerà poi le foto migliori in base a parametri quali composizione, forza del soggetto, tecnica e post-produzione, in palio un telescopio. I partecipanti dovranno inviare le foto entro e non oltre il 2 ottobre 2015, attenendosi alle modalità indicate nel bando pubblicato sul sito di Dire Giovani. Online la nuova versione di Twining per i gemellati elettronici. È online eTwinning Live, la nuova interfaccia della piattaforma elettronica con funzioni completamente rinnovate. eTwinning è l'azione europea che dal 2005 mette in contatto insegnanti e classi per far didattica in modi nuovi, sfruttando le nuove tecnologie all'interno della più grande piattaforma europea per i gemellaggi elettronici. Tra le principali novità, il desktop utente sarà arricchito da una raccolta di notizie e aggiornamenti in tempo reale sull'attività dei propri contatti, valorizzando l'aspetto social della piattaforma. E ancora eventi online in live streaming attivabili dagli iscritti. Si tratta di una delle novità più importanti della nuova piattaforma e permetterà agli eTwinners di comunicare in tempo reale con la possibilità di selezionare una modalità pubblica o privata, visibile solo ai propri contatti. Durante un evento online si potranno anche condividere file, visionare i partecipanti e fornire informazioni ai partecipanti. C'erano una volta i Dear Jack. Alessio Bernabei lascia. Cosa ne sarà dei Dear Jack dopo l'addio del frontman Alessio Bernabei è difficile da ipotizzare. Sua la voce, suo il viso che spacca, suo il cuore condiviso con migliaia di giovanissime fan. Ci ho pensato tanto, ma ho deciso di camminare da solo. Il cuore mi dice questo. Così Alessio, affidando il suo pensiero ad un comunicato ufficiale. La notizia, anticipata dal settimanale Chi, è stata così dirompente sui social da dover essere gestita dall'ufficio stampa della formazione. In poche ore rilasciati comunicati di rito, primo fra tutti, la decisione è stata presa di comune accordo. Poi, a seguire, gli auguri sinceri all'ormai ex compagno di viaggio degli altri componenti. Francesco Pierozzi, Lorenzo Cantarini, Alessandro Presti e Riccardo Ruiu scrivono:
Facciamo anche noi un grande in bocca al lupo ad Alessio per la sua nuova carriera da solista. Noi continueremo il nostro percorso con l'entusiasmo e la passione che da sempre ci hanno contraddistinto. Questa era l'ultima notizia, vi ringraziamo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci!